Buonasera a tutti, buon mercoledì, ottava puntata, prima puntata di questo mese di aprile. Grazie di cuore a tutti per il vostro affetto, per il vostro amore sui social, su Facebook. Grazie di cuore per l'affetto che mi dimostrate anche su Antenna 1, sono veramente felice. Grazie, grazie di cuore. Noi torneremo a farvi ancora compagnia, venerdì lo sapete sarà l'ultima puntata, ma abbiamo tante altre sorprese, una nuova stagione, insomma lo scopriremo tra poco, ma voglio subito cominciare con le prime ospiti di questa sera, perché voglio mettermi in contatto con una donna straordinaria, una bravissima giornalista. Vediamo se mi risponde. Vediamo un po'. Buonasera Simone. Sara D'Onsuso, buonasera. Come stai? Tutto bene, grazie, tu? Ti vedo in pienissima forma. Grazie, grazie mille. Nonostante questo periodo complesso, difficile, cerchiamo comunque di andare avanti. Senti Sara, se puoi rimanere un attimo in attesa, ci colleghiamo con la tua collega Alessandra Bonaccorsi, così facciamo questa chiacchierata insieme proprio su questo vostro programma Hub Sicilia, ok? Resti un attimo in attesa? Sono a tua disposizione. Grazie mille. Allora, colleghiamoci con Alessandra Bonaccorsi, vediamo se risponde. Vediamo un po'. E poi parliamo di questo programma su Video Mediterraneo. Alessandra Bonaccorsi, buonasera. Salve, buonasera, come va? Tutto bene, tu intanto grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te per l'invito. Allora Alessandra, ci colleghiamo un attimo con Sara D'Onsuso, che è dall'altra parte del telefono, così possiamo fare questa chiacchierata insieme. Allora uniamo la chiamata, vediamo un po' se Sara e Alessandra mi sentono. Mi sentite? Sì, perfettamente. Allora, ciao Sara. Ciao Ale. Si salutano giustamente a vicenda, perché ovviamente ognuno è a casa propria. Allora, vi ringrazio nuovamente. Voglio parlare della vostra avventura televisiva Hub Sicilia su Video Mediterraneo, insomma, che si sta avviando alla conclusione, fino all'8 aprile andrà in onda, e poi tra l'altro vedremo anche se ci sarà un continuo, comunque ci racconteranno tutto tra pochissimo. Ma voglio subito chiedere, Alessandra, come vi siete conosciute tu e Sara? Io e Sara ci conosciamo da tanti anni, facciamo questo lavoro circa da 20 anni, io dal 2000 e Sara penso pure 2003-2004, e ci siamo sempre incontrate, ovviamente per lavoro a Catania ci si incontra alle conferenze stampa, ma è nata poi col tempo anche un'amicizia, per cui insomma ci vedevamo anche al di fuori del contesto lavorativo. E questo programma, questa vostra collaborazione, Sara, quando è nata? Come è cominciata? Quando avete pensato a questo progetto? È nato appunto, diciamo, un anno prima rispetto a poi a quando il programma ha cominciato ad andare in onda. Ci siamo confrontate con Alessandra mi aveva chiamato per dirmi che aveva avuto un'idea. E così, davanti a una cheesecake buonissima, ma difficile da digerire, abbiamo fatto il nostro nuovo programma, perché nel frattempo anch'io pensavo di dover dare vita a qualcosa di nuovo, perché Video Mediterraneo mi dà la possibilità ogni anno di sperimentarmi attraverso la scrittura anche di programmi nuovi, e quindi stavo provando anch'io un'idea che potesse parlare di Sicilia. Ale mi racconta la sua idea, c'era anche Brunella che comunque fa parte del nostro team, Brunella Bonaccorsi, e la sua idea anche insistiamo su questa meravigliosa terra che è la nostra regione. Da lì cheesecake dopo cheesecake, chilo dopo chilo in più, in realtà non siamo ingrassati tanto, lo voglio sottolineare, siamo riuscite a dar vita a questo programma. Sono stati circa 6 mesi di preparazione, perché come hai visto ci sono tanti anche servizi esterni alla nostra trasmissione. È stato un bel lavoro preparatorio che ci ha permesso di capire che quello forse poteva essere un progetto vincente, e facendo i dovuti scongiuri vincente è stato, perché poi sia da un punto di vista dell'audience che di numeri su Facebook siamo state premiate dai nostri telespettatori. Quindi il risultato più che positivo. Senti, ma poi questa cheesecake l'avete digerita? Dopo quanto tempo? Com'è andata con la cheesecake? No, io ve lo so, io ho fatto tapirulante, questa è la smaltita almeno. Benissimo. Vabbè, allora facciamo così, se doveste rincontrarvi prossimamente, cambiate cibo, niente cheesecake, qualcosa di più digeribile. No,
in realtà mi è entrata una Sara, che dici? No, non è entrata, perché io non ne faccio da più là, quindi mi devo trafogare come sto facendo di quarantena. Senti, Alessandra, la passione per il mondo della comunicazione, per questo lavoro, quando è cominciata? Quando è arrivato tutto nella tua vita? Ma guarda, io scrivo da sempre, è sempre stato il mio hobby, anche quando ero ragazzina, adolescente, ho sempre avuto la... scrivevo racconti sin dalle scuole medie. In realtà poi quando mi sono laureata sapevo già che volevo fare questo lavoro, non ho mai avuto dubbi, per cui subito dopo la laurea ho aspettato un mese, poi ho iniziato ad annoiarmi terribilmente, non mi sono riposata perché volevo fare qualcosa, ho iniziato a cercare lavoro e così è iniziata... Questa avventura, questa esperienza lavorativa che ormai dura da 20 anni. Sara, invece il tuo rapporto con il giornalismo? Da piccola, da piccolina, a parte le avventure scolastiche con non giornalini vari di cui mi facevo promotrice, ma proprio da piccola io ripetevo le materie, facevo finta di presentare un telegiornale, anche se poi il giornalismo televisivo era l'ultima cosa alla quale pensavo. Quello magari che più immediatamente noi tutti, fruitori, fin da piccoli, vediamo, perché magari non abbiamo, ahi noi, la buona abitudine di comprare spesso il giornale, però volevo anche io scrivere. Nel frattempo facevo finta di presentare questo telegiornale. Poi appunto le varie avventure giornalistiche a scuola, fino a quando nel 2004, mentre stavo preparando la tesi, mi chiamò l'allora editore di TeleD e mi disse che voleva farmi un colloquio. Ripeto, non pensavo al giornalismo televisivo, arrivò quel colloquio e arrivarono 11 anni di esperienza televisiva a TeleD, che non sono certo pochi, che è stata per me una palestra fondamentale, perché se oggi riesco a fare in un certo modo questo mestiere, mai bene, perché sono dell'avviso che c'è sempre da imparare, e anche grazie comunque all'esperienza di strada che ti dà una piccola televisione locale, perché entri in contatto davvero con tutto il mondo, con tutte le estrazioni sociali e con tutte le difficoltà, e su quelle ti tempri e tempi soprattutto il tuo carattere. Perfettamente d'accordo. Allora facciamo un bilancio su questa esperienza. Alessandra, com'è stata questa esperienza, questa collaborazione? Insomma, dimmi tu. Ale, parla bene di me, mi raccomando. Beh, allora mi raccomando, poi ci senti, no? Me lo offri. Certo. è stata un'esperienza bellissima. Io vengo dalla cronaca, ho fatto veramente tanti anni di cronaca e la televisione mi mancava, nel senso che l'ho fatta per un anno, anche ho lavorato per TeleD, ma poi ho sempre scritto, ho lavorato per la carta stampata, e quindi la televisione è un linguaggio nuovo, differente. Per me è stata un'esperienza entusiasmante, perché siamo cresciute tutte insieme, cioè il bello di questa trasmissione è che si è creata una squadra di persone che si vogliono bene, e questo è fondamentale, ma che si sono confrontate continuamente, sempre, a volte anche non tanto con una rigidità, ma insomma a valorare le proprie tesi, però sempre con nel rispetto reciproco. Ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato insieme, abbiamo voluto dare un programma, insomma un prodotto che rappresentasse noi ma anche la nostra terra, e per me è un'esperienza molto più che positiva. Quindi insomma questa sinergia, questa collaborazione, questa chiamiamola anche simbiosi tra te e Sara è risultata più che positiva. Sara, ma mi puoi spoilerare qualcosa? Ci sarà una nuova edizione, un continuo, una nuova collaborazione? Parli con me? Sì, con te. Con te, ma... già stava scegliendo già la cheesecake da offrirti, Alessandra. Stava scegliendo già il gusto della cheesecake. No, al di là delle battute, come sai il nostro è un mondo strano, particolare, è sempre in evoluzione, e sicuramente si sta pensando a continuare un progetto insieme ad Alessandra Brunella. Sicuramente ci sono delle fitte conversazioni con Video Mediterraneo, che non mi stancherò mai di ringraziare, perché Video Mediterraneo a me mi ha accolto nel 2015 in un momento assai difficile per il giornalismo siciliano, era l'indomani di tanti licenziamenti eccellenti, tante chiusure di realtà di valore e non indifferente per la Sicilia, e anche io venivo dalla chiusura di un'emittente a causa di un decreto nazionale ed ero sconfortata. Video Mediterraneo mi diede questa possibilità e da allora ogni anno mi dà la possibilità
possibilità di sperimentarmi, di crescere, di arricchire il palinsesto con tante iniziative. Guarda, io lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, a parte investire in tecnologia, perché Video Mediterraneo è la prima televisione in HD in Sicilia, ma ha anche un ruolo importante perché collabora con testate nazionali, penso alla 7, con dei programmi che spesso vanno in onda appunto su Video Mediterraneo, penso a Teresa Mannino, penso a Benedetta Parodi e penso a tantissimi altri programmi, quindi molto lungimirante. Perché questa lunga premessa? Perché sicuramente questo ci fa capire che Video Mediterraneo vuole sempre scommettere. Se si può scommettere parlando di Sicilia, allora sicuramente ci sarà possibilità di continuare, che si chiami a Sicilia o che si chiami in un altro modo, ma ci sarà sempre qualcosa di quotidiano che possa dare voce alla nostra terra. Allora io ve lo auguro di continuare questa esperienza e da telespettatore di continuarla insieme. Insomma, è una coppia televisiva più che riuscita che con piacere ci fa compagnia. Allora, voglio ricordare tutti gli appuntamenti. Ditemi se sbaglio: Video Mediterraneo, canale 11 del digitale terrestre, in HD 511 sulla pagina Facebook. C'è anche lo streaming fino all'8 aprile. Dopo cosa vedremo, Alessandra? Il meglio di. Sarà fino a fine aprile, comunque diverse puntate che abbiamo già, ovviamente, che sono già andate in onda nei mesi scorsi. Perfetto, ho dimenticato qualcosa? Assolutamente. Devo ringraziare Brunella Bonaccorsi, ovviamente. Ringraziamola di vero cuore, anche perché le splendide fotografie che vedete sui social di Hub Sicilia sono firmate da Brunella Bonaccorsi, giusto? Esatto. Perfetto, allora io vi ringrazio di cuore per il tempo che mi avete dedicato, in bocca al lupo per queste ultime puntate, per il meglio di e per grazie. Tutti i successi futuri che saranno. Grazie a Sara Donzuso. Grazie mille. Auguri a te, grazie sempre per la tua gentilezza e la tua ospitalità. Grazie a voi di cuore, veramente. Grazie, grazie ad Alessandra, grazie Bonaccorsi. Ciao, grazie. Un abbraccio, buona serata, a presto. Si salutano, vi lascio, iniziate a scegliere il gusto della cheesecake, della pizzeria, fate voi. Vi lascio, una buona serata, a presto. Grazie, buona serata. Simpaticissime Sara Donzuso e Alessandra Bonaccorsi, è simpaticissimo e bravissimo, è l'artista che stiamo per conoscere, un violinista, è giovanissimo, si chiama Ettore Sapienza, e vediamo allora la cover di Starboy e poi arriva qua.
Starboy, l'esibizione che abbiamo ascoltato di Ettore Sapienza, allora io lo chiamo subito in modo da parlare con lui, vediamo se mi risponde. Buonasera Simone. Buonasera Ettore. Buonasera. Come stai? Siamo tutti un po' allarmati in questo periodo, però cerchiamo di adattarci. Ciao. Allora, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Abbiamo appena visto la tua esibizione, Starboy, quindi insomma, veramente un violinista straordinario. Senti, hai detto che siamo tutti un po' allarmati, ma come stai vivendo tu questo periodo a casa? Che fai? Ma guardi, in questo periodo mi sto concentrando, diciamo, sulle mie priorità, quindi principalmente studio, mi alleno e mi preparo per le missioni universitarie e poi ovviamente soprattutto suono molto di più perché avendo più tempo mi posso concentrare sullo studio dello strumento. Senti, a proposito di studio dello strumento, di musica, quando ti sei innamorato della musica? Il mio amore per la musica risale a quando ero piccolo, quindi quando ascoltavo le mie prime canzoni e le colonne sonore di film, ed è andato via via, diciamo, a espandersi e a crescere così come le mie altre passioni, quindi man mano che lo sviluppo lo conosco sempre di più. Ma il violino è sempre stato il tuo strumento musicale preferito o prima c'è stato qualche altro strumento? No, io considero che il violino sia il più, diciamo, completo e versatile di tutti gli strumenti e che in questo risieda la sua bellezza. Infatti si può impiegare per suonare tantissimi generi e stili e anche con diverse intenzioni e modi a seconda, diciamo, dell'atmosfera che si vuole comunicare, quindi è questa la sua bellezza. Ho visto, insomma, su Facebook, ma poi noi ci conosciamo da tempo, però insomma ci sono tantissime tue esibizioni, tanti brani, ma secondo quale criterio scegli un brano da suonare? Cioè, perché un brano piuttosto che un altro? Ma guarda, innanzitutto, diciamo, dipende dal genere del brano. Se è un brano, per esempio, di musica classica, lo scelgo con l'aiuto del mio maestro e sicuramente sarà uno che allenerà tutto il lato tecnico dello studio. Se invece è un genere pop moderno, lo scelgo in base al mio gusto e soprattutto al beat, quindi alla base musicale che accompagna la voce del cantante. Infatti io mi vado a sostituire alla voce del cantante. Senti, tu hai detto che insomma che stai studiando, ti stai preparando per l'università, ma dal punto di vista musicale che progetti ci sono per il futuro? Ma fino a quando durerà l'emergenza e resteremo a casa, continuerò ad approfondire lo studio sia classico che quello degli altri repertori e posterò i miei esperimenti sulle mie pagine, ovviamente sia Instagram che Facebook. Poi quando finirà il periodo di quarantena mi dedicherò al lavoro, quindi agli eventi, ai matrimoni, a seconda di quello che ci sarà. Allora, l'hai detto tu, voglio ricordarvelo. Seguite Ettore Sapienza su Facebook, su Instagram, sulle sue pagine, insomma, perché fa veramente piacere seguirti e ascoltare la tua musica. Senti, prima di salutarci, io l'ho fatto con tutti i talenti, con tutti gli ospiti musicali in queste settimane. Possiamo provare a collegarci con casa tua verso la fine della puntata? Con grande piacere, certo. Allora, perché io e Ettore abbiamo pensato, più che altro l'ha pensato lui e poi noi, insomma, abbiamo una bellissima idea, perché in questi giorni difficili, lo sapete, insomma, ci sono i flash mob sui balconi per suonare, per cantare, abbiamo deciso di fare questa cosa. Quindi Ettore, tra pochissimo ci colleghiamo con casa tua per vedere questo flash mob dal tuo balcone. Ci vuoi già dire cosa suonerai o facciamo che sarà una sorpresa? No, secondo me è importante dirlo perché in questo momento è importante sentirsi italiani, in questo momento di emergenza, quindi ho sentito il bisogno di suonare l'inno d'Italia, che insomma è il pezzo che ci rappresenta di più, soprattutto in questo momento, quindi... E allora, dimmi, sono d'accordissimo con te, quindi rimanete con noi perché sul finale di puntata ci collegheremo in diretta con la casa di Ettore Sapienza per ascoltare l'inno d'Italia. Ettore, ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato, in bocca al lupo per tutto, sempre così, sempre alla grande. Grazie, ciao. A presto, ciao, un caro abbraccio. Grazie a Ettore Sapienza, quindi rimanete con noi perché faremo questo flash mob in diretta dalla casa di Ettore Sapienza, dal balcone,
suoneremo l'inno d'Italia, quindi rimanete collegati, però rimanete a casa, come sta facendo la giornalista del TG1, Laura Chimenti. Teniamoci davvero alle disposizioni governative, usciamo il meno possibile da casa, davvero per gli spostamenti necessari. Con un po' di pazienza speriamo che tutto rientri nel più breve tempo possibile. Io resto a casa, le parole della giornalista Laura Chimenti. Andiamo al libro del giorno, una storia veramente bellissima. È un libro di qualche anno fa, sto parlando de I fratelli di Kabul. Questo libro scritto da Caroline Brothers, un libro veramente bellissimo. Queste ambientazioni medio orientale, l'origine afghana dei due giovani fratelli protagonisti dei fratelli di Kabul, sono appunto al centro di un testo ben poco romanzesco, e credetemi, la forza di questo racconto sta nella descrizione diretta, senza filtri, di una storia realmente accaduta. La cronaca di un viaggio di dolore, un viaggio anche di speranza, simile a quella che tante volte ci è capitato di leggere, di ascoltare nei social, e che appunto questa giornalista australiana ci fa conoscere attraverso gli occhi di due bambini. Rimasti soli nella propria terra d'origine, Aryan e Kabir diventano l'uno il punto di riferimento per l'altro, l'unico ricordo vivente della propria famiglia e della loro terra. È un legame indissolubile quello che li lega e li spinge a decidere di partire insieme alla volta di un lungo viaggio per raggiungere Londra, la città tanto sognata, la città dove poter studiare e costruire un futuro migliore. Kabul, Teheran, Istanbul, Atene, Roma, Parigi, Londra, sono queste le tappe del loro sofferto peregrinare che poi li porterà a patire la fame, il freddo, a subire delle violenze, a soffrire la solitudine, ma anche a fare esperienza della generosità umana, a conoscere luoghi diversi, a ritrovare vecchi amici perduti e anche a crescere. Il viaggio e il libro si concludono con il racconto di Kabir, il più piccolo dei due fratelli, giunto in Inghilterra dopo l'assurda traversata all'interno di una cella frigorifera, che non ha risparmiato il fisico già provato di suo fratello Aryan, la sua guida, il suo amico, la sua famiglia. Attraverso le avventure di questi due piccoli protagonisti, l'autrice riporta con estrema precisione quelle che sono le conseguenze morali, le conseguenze materiali della guerra, no? Le esperienze che ogni giorno tante persone, profughi, rifugiati, vivono, affrontano per cercare di cambiare il proprio destino. Beh, il merito dell'autrice è proprio quello di aver riportato l'amara realtà delle vicende narrate senza alcuna omissione. Nella semplicità dei gesti, nei discorsi a tratti elementari dei due bambini, si legge proprio la crudezza dei fatti, che la fa da padrone, proprio la crudezza dei fatti a farla da padrone in questo libro, che si presenta come un suggestivo reportage, un diario di bordo dei due piccoli protagonisti, e colpisce davvero questo racconto commovente della quotidiana lotta per la sopravvivenza dei rifugiati, piuttosto che l'esasperata ricerca di effetti sensazionali a cui invece molte trame ambiscono. È una lettura molto bella, una lettura molto emozionante, I fratelli di Kabul, Caroline Brothers. Non lo perdete, perché voglio leggervi proprio la frase che c'è scritta dietro: quando ogni speranza muore, rimane solo la sopravvivenza. Un bellissimo libro tratto tra l'altro da una storia vera, I fratelli di Kabul, libro da non perdere. Adesso andiamo alle notizie dal web, e più che notizie voglio semplicemente leggervi delle parole, perché venerdì scorso, per chi ci segue insomma lo sa, abbiamo cominciato con 15 minuti di ritardo, ma più che ritardo era stata proprio una scelta della nostra redazione dell'ultimo momento. Abbiamo contattato tutti gli ospiti per slittare di 15 minuti tutte le interviste, perché in quel momento, venerdì 27 marzo, stava andando in onda la benedizione Urbi e Torbi da Roma, da Piazza San Pietro, con Papa Francesco, per l'indulgenza plenaria, quindi per la remissione di tutti i peccati. E al di là, l'ho letto tanto sui social e sono molto contento di questa cosa, perché devo dire che al di là della fede, di chi crede, di chi non crede, quel momento, quei 50 minuti che le televisioni ci hanno raccontato, sono momenti che hanno scritto la storia, sono momenti che resteranno nelle pagine dei nostri libri, nei nostri social, nei nostri ricordi, perché vedere un uomo che sotto la pioggia cammina da solo in una piazza deserta
ci fa capire quanto l'uomo sia fragile, ma soprattutto in quell'uomo che in quel momento porta sulle spalle i dolori, le sofferenze, i pesi di tutta l'Italia e di tutto il mondo. E sono state forti, emozionanti le parole di Papa Francesco. E io voglio leggervi proprio un pezzo del suo discorso, perché Papa Francesco ha detto: la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della nostra immagine. Ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella benedetta appartenenza comune, alla quale non possiamo sentirci sottratti: l'appartenenza come fratelli. Queste le parole di Papa Francesco, che ci ha anche ricordato che nella vita nessuno si salva da solo. Un momento, lo ripeto, della storia. E tra i grandi personaggi della storia che hanno fatto la storia del nostro cinema, della nostra televisione, qualche settimana fa, a causa del coronavirus, ci ha lasciato un'attrice straordinaria, un'attrice che ha fatto la storia del cinema, della televisione. Sto parlando di Lucia Bosè. E noi, con tutta la nostra redazione, abbiamo deciso di regalarvi queste immagini in suo ricordo e in suo omaggio. Lucia Bosè. Dimmi. Hai paura? No, perché? Guido, se lasciassimo stare non ci pensassimo più. E poi? Anche tu dicevi che non si può continuare così. Sì, ma... Ma? Poco fa la tua voce era così triste. Se credi che mi faccia piacere. E allora non farlo. E invece lei mi ha detto, peccato. E che se credeva che avessi fatto l'università? Ma... Poi mi ha detto, avere il fisico non basta, ti devi coltivare, istruire, devi leggere, cercare di parlare meglio. Poi ha detto alla direttrice, la porti da Attilio a fare il bagno. Il bagno? Io gli volevo dire che ero più pulita di lei. E che se crede, che la garbatella non ce l'avamo noi. Hai fatto bene. Io che pensavo all'amore eterno. E lui che voleva solo l'avventura con l'attrice. E l'ha avuto. Bevi un po' di vino e versane anche a me. Ora sto benissimo, grazie. Mi fa piacere. Reginella me l'ha sempre permesso. E mo vengono quei due cafoni e mi cacciano dalla terra mia con le mie capre. Ho capito. Ma il mondo va avanti, il terreno non è più mio. Anche se volessi, non saprei come aiutarla. Au revoir. Il ricordo della straordinaria Lucia Bosè. L'abbiamo vista recentemente, i più giovani se la ricordano proprio per aver interpretato il ruolo in Capri con una splendida Bianca Guaccero. E questo è il ricordo per una delle attrici che veramente ha fatto la storia della nostra televisione, del nostro cinema. Detto questo, torniamo a sorridere, perché sta per arrivare un attore straordinario che ho incontrato in occasione dell'uscita del suo primo film al cinema. Il film che si chiama Tutto a Posto, un film che ha avuto un successo straordinario, dove si parla un po' della situazione all'università, delle raccomandazioni e così via. Insomma, parleremo di questo film tra pochissimo, ma voglio presentarvi prima l'ospite con questo filmato. Lui ha vinto eccezionale veramente il programma di La 7, e quindi vediamo un suo sketch e poi l'intervista a Roberto Lipari. Diamo l'ordine alle cose quando dobbiamo dare un ordine alla logica. Viviamo senza ordine logico. Fin da bambini elementari, problemi di logica matematica non hanno un ordine logico. C'è sempre questa mamma che va al mercato, compra 4 mele, torna a casa, ne cadono 3, tu devi sapere quante mele sono rimaste. Una volta è andata al mercato, ha comprato 20 mele, mentre tornava a casa ne sono cadute 16, e tu dovevi sapere, ma dico io, ma non te ne accorgi!
16 mele a terra, una volta melone, angure, cocomero. Oh, poi a casa braccina corta, le feste di compleanno compra 8 caramelle per 10 bambini. Sti bambini si mangiano 7 quinti di caramelle, 8 settimo di pane, 9 decimo di torta. Ma come faccio le caramelle, pezzi di tirchia, che te cosa? Io... Il problema è che sono dei traumi, infatti pure quando crescono molti non hanno un ordine logico nel loro lavoro. Per esempio i dentisti, io non capisco perché il dentista prima ti paralizza la bocca, poi ti mette il gancio, poi l'aspiratore e dopo ti fa le domande. Ma come minchia ti rispondo? Il problema e chi non ha ordine logico vuole dare l'ordine a tutto, per esempio anche ai sentimenti, con la frase tipica che qual è il tuo uomo ideale? Non esiste, infatti le risposte sono confuse. Il mio uomo ideale deve essere sicuro ma indeciso, calmo ma aggressivo, triste ma allegro, uno schizofrenico, questo non sa che cazzo deve fare prima. In realtà è che nella vita ci sono cose che hanno un ordine e altre che non ce l'hanno. E questo hanno capito gli artisti. Gli artisti vedono oltre l'ordinario, vedono nello straordinario. È così che un pittore da un paesaggio vede un quadro, uno scultore da una pietra vede una statua e un comico da una gaffa iniziale. Basta mettere tutto nell'ordine giusto e riesce sempre a strappare un sorriso. Sono molto felice di presentarvi il prossimo ospite, perché lui è un giovane cabarettista nato tra le file del laboratorio comico palermitano La Carovana Stramba. Ha collaborato ai testi per Made in Sud su Rai 2, ha trionfato nel programma eccezionale Veramente sulla 7, conquistando Selvaggio Lucarelli, Diego Abatantuono, Paolo Ruffini, Renato Pozzetto e anche il conduttore Gabriele Cirilli. È con noi Roberto Lipari. Buon pomeriggio a tutti. Roberto, ciao. Grazie di cuore per la tua presenza. Sono molto felice e onorato di averti qui. Guarda, dico, ti è, com'è? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ma è un film, guarda, io sono molto contento perché, come siamo detti ieri, con tutto, siamo detti per una cosa. Questo era l'obiettivo iniziale, fare una cosa bella. Poi quello succede, succede. È una bella storia, secondo me, perché prende in giro l'abuso del potere, che in questo paese, diciamo, che è la regola, ma in realtà è tutto il mondo, e ovunque c'è un centro di potere c'è qualcuno che ne abusa, e vedere chi abusa del potere trovarsi in difficoltà ci fa sempre ridere a noi che il potere non ce l'abbiamo. E quindi è un film che secondo me prende tutte le generazioni e secondo me a ognuna può dare un messaggio, un collegamento attraverso la risata, perché è il meccanismo fondamentale, quello che amo di più. E questo film nello specifico parla del mondo dell'università. Ti voglio chiedere, da dove ti è venuta l'idea di fare questo film, la storia? Un po', raccontaci un po' il backstage di questo film, dai. Ma guarda, in realtà a noi ci interessava prendere una parte per intendere il tutto. Quindi detto, quale centro di potere è stato raccontato non troppo al cinema? Ed è sicuramente l'università, è quale dove io posso stare a livello anagrafico, perché l'età che ho non potevo certo parlare di altri meccanismi, quindi il mondo universitario è dove c'è tutto quello che ci interessava, quindi raccomandazioni, abusi di potere, scambi di favori, nepotismo. E allora poi ho detto, ma come possiamo farlo crollare se oggi secondo voi un trascorso di sceneggiatori, regista, può nascere una rivoluzione, deve nascere con la tecnologia. E quindi abbiamo pensato che un'app come TripAdvisor dà la possibilità di studenti però di valutare i professori, e questa cosa nel nostro film funziona alla grande, perché il rettore dell'università Luca Zingaretti, che è anche mio padre, io invento l'app per ribellarmi a mio padre, e il ministro di istruzione, che Monica Guerrisore, avalla la tesi. Io mi ispiro al mio datore di lavoro, che è Sergio Friscia, che una persona schiava positivamente i TripAdvisor, e quindi dico, se funziona con lui, che è diventato un bravo ristoratore senza che lo era, magari facciamo diventare bravi professori che non lo sono. E quindi da così nasce questa nostra voglia di raccontare una rivoluzione che funziona, che nella vita ne vediamo poche, invece noi andare al cinema la facciamo diventare realtà. Senti Roberto, voglio chiederti ancora qualcosa sul film, ma te lo chiedo tra pochissimo, perché invece voglio proprio in pochi istanti raccontare un po' il tuo percorso. Prima ho detto che tu hai trionfato eccezionale veramente, che esperienza è stata quella? E poi ti voglio chiedere anche se c'è qualcosa che ti ricordi particolarmente di quell'avventura. Eccezionale veramente mi ha insegnato che nella vita ogni tanto si deve buttare, e io ero contrario al sistema dei talent, ero probabilmente un pochino, lo sono ancora adesso,
mi avevano chiamato per scrivere dei monologhi per degli amici che concorrevano lì, non dovevo esserci io come perché ormai avevo capito che volevo fare la vita l'autore e non il comico, perché tutti i provini mi dicevano no, il monologhista è passato di moda, ma è di moda, dobbiamo puntare sui personaggi, e io non mi rispecchiavo in questo mondo. E poi alla fine gli amici mi hanno convitato, vieni, fanno lo stesso il provino, e incredibilmente puntato e non credevo di arrivare a quella dopo. Alla fine ho vinto, allora ho capito che nella vita se semini qualcosa di positivo però poi lo raccogli quando meno te lo aspetti. E questo forse è stato la parte pratica, è stato il più bello insegnamento, no? Senti, ma tu hai detto che volevi fare l'autore, quindi il mondo dello spettacolo è arrivato un po' per caso, non l'hai scelto? Oh, io l'ho scelto perché io lasciai medicina, ero uno studente dell'università di medicina, ho fatto 3 anni, ma credo di aver salvato molte più vite non facendola. e poi ho lasciato perché volevo fare questo, perché ho detto, guarda, avevo 24 anni e voglio provarla perché poi sennò sto lì a rimpiangere di non averci provato, ed è andata bene, quindi sì, io l'ho scelto, non ci sono finito per caso nel mondo dello spettacolo. Poi che sono finito e sono riuscito a fare esattamente quello che volevo fare, c'è un po' il caso, ma c'è tutto dentro, probabilmente c'era un piccolo me che diceva di non abbandonare mai. Senti, tu sei molto legato alla tua terra, in diverse occasioni anche hai ricordato che mandare via coloro che hanno le ali impedirà a questa terra di volare. È questa l'aria che respiri qui in Sicilia? Sì, io purtroppo la mia terra per non prendermi con lei, ma lo faccio perché la voglio bene, come si fa con gli amici, no? Che uno li rimprovera, quando non te ne frega nessuno gli dici quando sbagli. E allo stesso modo, proprio per questo mi arrabbio del fatto che la mia generazione, un'intera generazione, quella dopo la mia, si forma qui e poi scappa. Scappa e abbandoniamo perché qui non c'è possibilità di trovare un futuro, ed è davvero un peccato perché qui abbiamo tutte le carte, che siamo veramente, come dico sempre, siamo seduti sull'oro e non lo sappiamo. Quando impareremo non solo a accorgerci, perché ce ne accorgiamo, ma anche a sfruttarlo. Allora dico, però è molto utopico questo discorso, perché la teoria è facilissima, ma nella pratica non ci riusciamo mai. Senti, torniamo nuovamente al film. Tu prima della, insomma, in questi giorni hai girato diversi atenei italiani, io ti ho seguito sul web, però volevo chiedertelo direttamente, ci racconti qualche aneddoto esilarante che ti hanno raccontato gli studenti? Ma guarda, io la cosa più bella innanzitutto, la cosa bella di Milano, Torino, è che erano tutti terroni, cioè non c'erano milanesi, piemontesi non li ho trovati e quindi era bello sentirmi a casa ovunque. E poi uno è più divertente, uno a Politecnico di Torino che ha preso 17, questo però è un aneddoto positivo, il professore ha preso 17, lui era catanese, gli ha detto ah va professor, e quello gli ha messo 18, e allora è nata la teoria a Politecnico di Torino, tutti sanno che 17 più Ava uguale 18. Uguale 18, questo è bellissimo. È il teorema di Ava. Il teorema di Ava. Senti, prima di salutarti con la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, voglio dedicarti delle parole, che sono delle parole di Pippo Baudo, che riguardano proprio una cosa a cui tu tieni molto, che è proprio quello di cui abbiamo parlato da poco, quindi l'importanza della nostra terra. Io te le voglio dedicare perché penso rispecchino molto il tuo pensiero. Pippo Baudo ha detto: la nostra terra ha subito tante devastazioni morali e materiali. Anche la natura qualche volta si è accanita contro la nostra terra attraverso i terremoti. Eppure, che cosa è rimasto intatto? È rimasta una bellezza infinita, unica al mondo. Basta girare la nostra Sicilia, le coste, l'interno della Sicilia per scoprire una bellezza che i nostri avi, i nostri progenitori ci hanno lasciato in eredità, sicuri forse loro che noi l'avremmo rispettata questa natura, l'avremmo esaltata, cosa che non abbiamo fatto. Questa terra senza futuro è morta, è finita e scomparsa, e i giovani non troveranno niente, nient'altro che macerie e devastazioni. Amara terra mia, amara e bella, perché il bello vincerà, sono sicuro. Il bello trionferà. Queste sono le parole che Pippo Baudo dedica alla Sicilia. Ti ritrovi col suo commento? Beh, bellissimo. È triste, molto, però chiude in positivo, perché dice che il bello vincerà. Guarda, mi viene in mente una, Paolo Borsellino diceva che diventerà bellissima, ed è quello che secondo me spinge ogni giorno tutti a
anche se adesso a leggere questa cosa in radio, perché è la cosa che non ci buttiamo mai giù. E quindi fino a quando ci saranno momenti così in cui verrà di leggere Pippo Baudo che dice che è amara ma è bella, e finché io avrò voglia di dire che ce la possiamo fare, finché c'è la gente che avrà, che ci sono tantissimi, magari io ho magari più visibilità, ma c'è gente con meno visibilità di me che lo fa nel suo piccolo o non lo dice, che è più importante di farlo che dirlo, e allora c'è speranza, allora veramente diventerà bellissimo. Va bene. Ciao Roberto Ciao, Lipari. Un abbraccio. Ciao a tutti, ciao. La simpatia di Roberto Lipari, che ringrazio di cuore per questa chiacchierata e per questo filmato, insomma, abbiamo riso tanto in quei minuti tratti da Eccezionale Veramente. E io resto a casa, lo sto facendo io, l'ho fatto in tutte queste settimane di quarantena, in queste settimane di programma che tornerà, ma tra poco vi dirò tutto, e lo sta facendo anche un altro attore amatissimo, Stefano Fresi. Stiamocene a casa il più possibile, usciamo quando è veramente necessario, quando non ne possiamo fare a meno per fare la spesa, e in quel momento cerchiamo di avere tutte le accortezze che ormai ci hanno insegnato più che bene, no? Io resto a casa, le parole di Stefano Fresi, e mi sto per collegare con un attore straordinario. Lui è interpreta l'appuntato Zapadigna nella fiction Don Matteo, vediamo se mi risponde. Vediamo un po'. Vediamo. Pronto? Domenico Pinelli, buonasera! Allora, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te. È veramente un piacere conoscerti. Senti, come stai vivendo questo periodo? Ma in realtà preoccupato, però abbastanza bene. Personalmente io mi trovavo a Ponte Landolfo, in provincia di Benevento, perché qui abita la mia fidanzata. È uscito il decreto proprio mentre stavo qua, e quindi sono relegato qui adesso per tutto questo tempo. Sono di 20 giorni che siamo qua, però qui è tranquilla la situazione. Dove sono io, sono pochi abitanti, è un paesino piccolo, stiamo tranquilli. Siete tranquilli, insomma, e soprattutto appunto siete in compagnia, perché ricordiamo ci sono tante persone che purtroppo sono sole a casa, quindi sì, infatti è stata una fortuna, anche perché è una fortuna, perché altrimenti sarei stato con mia madre, e penso che mia madre l'avrei ammazzata in questo periodo. Un mese con mia madre in casa e sarebbe stata proprio una condanna a morte, diciamo, o io o lei, ecco. Bene, abbiamo evitato questo omicidio. Senti, a proposito di omicidi, reduce dal successo della 12ª stagione di Don Matteo, è andata benissimo anche questa edizione, record di ascolti. Per fortuna, cioè per fortuna, abbiamo lavorato tanto, si lavora sempre tanto su quel progetto, perché chiaramente è una delle serie più seguite, più amate, quindi è chiaro che il pubblico deve avere quello che merita, e ci ha premiati, siamo tutti contenti. È stato un bel successo. Sì, senti, sì. Parliamo delle due colonne di questa serie, ma come si lavora sul set con Nino Frassica e Terence Hill? Due caratteri, per come li vediamo noi, quasi opposti sembrano. Sì, abbastanza. Sono sicuramente due leggende, quindi lavorare con loro è comunque una fortuna. Io lavoro molto di più con Nino, perché chiaramente stando in caserma, e posso dire che lavorare con lui vuol dire fare scuola, vuol dire riuscire ad ottenere un'esperienza di 5 anni condensata in 9 mesi di lavoro, perché è un genio, no? Nelle cose che fa, che sa fare, che fa solo lui, si può imparare veramente tanto. Quindi sul campo, insomma, si cresce tanto. Sì, poi io ho 24 anni, quindi non devo fare altro che crescere in questo momento. E Terence ci ho girato di meno, però è una persona eccezionale, è il primo a salutare, e ha un'umiltà strepitosa per quello che rappresenta, capito? Cioè lui è quel tipo, potrebbe permetterselo di fare, ma non lo fa. Non lo fa.
Ed è questo, insomma, il bello dei grandi artisti. Senti, assolutamente. Dopo tanto teatro ha interpretato diversi ruoli, insomma, in vari progetti televisivi, ricordo Sirene, L'oro di Scampia, poi Si accettano miracoli al cinema, Noi e la Giulia, insomma, tante cose che ti hanno portato al successo. Ma la passione per questo mondo, quando è cominciata? Ma prestissimo, il fatto è che mio padre fa l'attore, quindi quando ero piccolissimo lo seguivo in teatro, sui set, quindi penso sia stato inevitabile, capito, l'appassionarmi a questo mondo, perché ad esempio quando andavo a teatro ricordo proprio il senso di potere che io sentivo quando stavo a teatro, che avevo tipo 6 anni e vedevo la gente nel foyer che aspettava per entrare. Invece a me era permesso entrare dietro le quinte, sul palcoscenico, capito? Cioè mi sentivo proprio a casa. E quindi penso che questo tipo di rapporto con il teatro, proprio con la struttura del teatro, mi abbia portato anche questo, a scegliere questo mestiere, così mi sento molto più a mio agio in un teatro piuttosto che a casa mia, capito? Cioè quindi posso fare molto più cose in teatro. Veramente, quindi il teatro è casa per te, no? Il teatro, sì, per me, io quando entro in un teatro, anche teatri che non conosco, ci sono teatri che conosco benissimo, sono altri teatri che non conosco bene, però cioè, mi sento in un posto mio, capito? Quindi questa cosa mi fa sentire bene. Senti, tu sei napoletano e Napoli è, insomma, una città di cui si dicono sempre tante cose, magari ne parla male anche la gente che non la conosce, no? E questo accade un po' purtroppo per tutto il Sud Italia. Qual è la cosa che ti piace di più di Napoli e la cosa che ti piace di meno? La cosa che mi piace di più di Napoli è Napoli. Stare lì, cioè, vedere Napoli per com'è. Napoli è una delle città più belle del mondo, penso. Poi ci sono chiaramente delle cose che non vanno, a Napoli ci sono le persone, a Napoli i napoletani sono delle persone eccezionali, poi però ci sono delle eccezioni che poi confermano quella regola lì. È chiaro che il Sud Italia, come dicevi tu, è proprio un posto dove ci sono delle, come dire, c'è un modo di vivere, ma da sempre, no? Cioè, dalla questione meridionale, dall'Ottocento, dal Settecento, dal Seicento, sempre. Al Sud si è un po', si ragiona un po' in modo diverso, siamo un po' più artisti noi del Sud, diciamo così. Ci sono gli artisti anche al Nord, chiaramente, però magari al Sud anche chi non è un vero artista ha uno spirito artistico, capito? Siamo più estrosi, come dire. È vero. E quindi si sta bene, però alla fine si sta bene. Si sta bene. E poi, appunto, come abbiamo detto prima, appunto l'hai detto anche tu, c'è sempre stato questo distacco, insomma, un po' nei confronti del Sud, però mi piace dire che in questo momento più che mai veramente l'Italia è unita, no? Siamo ormai un'unica cosa, perché questa emergenza ci ha colpiti tutti, quindi senza distinzioni. Sì, ma infatti, voglio dire, chiaramente non è una cosa bella quella che sta succedendo, però se vogliamo sforzarci e cercare il lato positivo in tutte le cose, sicuramente dopo questo periodo un po' le priorità cambieranno e magari capiremo tante cose, no? Capiremo tante cose, apprezzeremo di più tante cose. E appunto, possono cambiare anche le nostre abitudini, il nostro modo di vedere gli altri. Senti, il momento più bello della tua vita? Così, una domanda così a bruciapelo. Così, te l'ho chiesta così. Ma guarda, non mi viene in mente un momento particolare. C'è stato oppure arriverà? No, io spero che arriverà, dai, perché magari ho avuto bei momenti, ma magari spero sempre un momento ancora più bello. Allora, Domenico, io ti ringrazio di cuore per la tua gentilezza, per la tua disponibilità. È stato veramente un grande onore chiacchierare con te. Ci siamo sentiti in questo periodo appunto difficile, ma speriamo di risentirci nuovamente, chissà, magari di vederci i momenti in cui possiamo sorridere ancora di più insieme. Speriamo bene. Grazie di cuore per aver accettato il mio invito. Ci vediamo e ci risentiamo presto. Ciao. Grazie di cuore. Grazie a Domenico Pinelli. E adesso avevamo una promessa, un patto che abbiamo rispettato, perché lo vedo già sul balcone dal nostro schermo, è pronto col suo violino per fare questo flash mob. È il momento di suonare l'inno d'Italia in diretta dalla casa di Ettore Sapienza.
Grazie. Grazie, grazie di cuore a Ettore Sapienza per questo inno d'Italia. Dal balcone di casa sua anche noi ci siamo uniti a questo flash mob. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa 8ª puntata. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con me, se vi siete divertiti con i nostri ospiti, con la simpatia di tutti i nostri amici. Ringrazio Sara D'Unzuso, Alessandra Bonaccorsi, Domenico Pinelli. Grazie di cuore anche a Roberto Lipari, a Ettore Sapienza. È stata una bella puntata. Noi ci ritroviamo alle 20:30 su Antenna 1 per la replica di questa puntata e poi ci vediamo venerdì 3 aprile per l'ultima puntata di questo primo ciclo di trasmissioni, di questa prima stagione. Quindi noi venerdì concluderemo questo primo ciclo di puntate, poi insomma in questo momento complesso, difficile, cercheremo di unirci ancora di più tutti intorno alla Santa Pasqua e ovviamente non vi lasceremo da soli, perché con Antenna 1 stiamo lavorando a delle cose per farvi compagnia per qualche settimana con il meglio di, ma rimanete connessi sui social per sapere di più. E poi invece ci ritroveremo più avanti con la seconda stagione, un nuovo ciclo di puntate, tanti nuovi ospiti, tanti nuovi amici. Comunque non vi dico niente, poi lo scoprirete venerdì o comunque rimanendo sintonizzati sempre sui miei social. Grazie a tutti per essere stati con me, noi ci rivediamo venerdì alle 19 poi alle 20:30 su Antenna 1. Grazie di cuore a tutti, una buona serata.